Gerina, Maria Grazia Gerina di Tagadalla 7, siamo in diretta con Tiziana Panella. Volevamo chiederle degli ospedali che abbiamo visto, per cui sono transitati i pazienti positivi al test del coronavirus, sono diventati a loro volta un focolaio e hanno diffuso ulteriormente l'infezione. Volevamo domandarle, sono stati previsti dei protocolli nuovi per gli ospedali e anche la stessa cosa vale per i pronto soccorso che stanno fronteggiando l'emergenza? Ma su questo dovete assolutamente stare tutti tranquilli, i cittadini devono stare tranquilli. I nostri ospedali, le nostre strutture sanitarie sono un'eccellenza del sistema Italia. Sin dal 1978, quando è stato istituito il sistema sanitario nazionale, mattone dopo mattone è stato edificato un poderoso sistema che dal punto di vista sanitario è un'eccellenza anche in termini comparativi rispetto al mondo. I nostri protocolli, quelli condivisi dalle autorità sanitarie nazionali e territoriali, sono efficienti, efficaci e quindi sono assolutamente non si è rispettato adeguati il protocollo per rispondere a questa emergenza sanitaria e quindi per prevenire e curare quelle che sono, diciamo, le persone contagiate. Quindi nell'ospedale di Codogno c'è stato un problema, non Ma è guardi, stato rispettato non il è protocollo. Questo non è il momento delle polemiche. No, durante la conferenza sono intervenuti anche le autorità, i dirigenti, l'assessore diciamo competente della Lombardia per chiarire che hanno una relazione in cui dimostra assolutamente che la piena correttezza dell'operato dei sanitari dell'ospedale Codogno. Non è questo il momento delle polemiche. Ditemi, rispetto a un'emergenza nazionale simile, rispetto all'impegno che ci viene richiesto, alle forze che devono rimanere concentrate per raggiungere un determinato risultato, che valore possono avere in questo momento le polemiche? Per me nessuno, perché io devo rimanere concentrato per perseguire al meglio con la massima, come dire, con il massimo raccoglimento delle mie forze. Non è una polemica sapere se i protocolli sono cambiati oppure no, se lì c'è stato una mancanza oppure no. Non era una polemica, ovviamente. Quello che volevamo capire è se attualmente, andando al pronto soccorso, ci sono protezioni, corridoi elaborati, condivisi di sicurezza. L'ho detto, sono stato molto chiaro. Va bene. Ho detto i cittadini possono stare tranquilli. Ovviamente anche i cittadini adesso poi leggeranno anche loro le indicazioni, abbiamo già diffuso delle comunicazioni. I cittadini non è che devono andare al pronto, anche quello sarebbe una condotta sbagliata, di andare al pronto soccorso per qualsiasi sintomo febbricitante. Ecco, però, ripeto, adesso non spetta a me fare lo scienziato o il medico. Queste raccomandazioni le abbiamo già diffuse, ma le diffonderemo, saranno ancora più chiare con questa ordinanza che diffonderemo in serata. Grazie a tutti. Grazie. Grazie davvero a tutti. Allora,